Buon mercoledì a tutti quanti, alla gloria del Signore. A Dio sia la gioia, l'amore a tutti quanti. Alleluia. Santo, santo, santo sei Signore. Vogliamo pregare tutti insieme e dare gloria al Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai vedendo nella nostra vita. Grazie ancora come tu ci porti avanti. Grazie ancora come tu ancora stamattina ci doni quella gioia, quell'amore, quella tranquillità, quella serenità che nessuno del mondo ha. Grazie. Perché tu ti prendi cura dei tuoi figli, grazie che tu ti prendi cura di tutti quelli che si accostano al tuo figlio Gesù Cristo. Alleluia, santo sei Signore, benedici ancora tutta l'umanità Signore, ancora ti voglio mettere davanti la sorella che ieri mi ha chiamato per avere bisogno di aiuto. Scrive che i dolori in questi giorni la stanno sopraffando, un dolore alla spalla e tante altre cose che purtroppo si sente in bisogno di chiedere preghiere e noi vogliamo mettere in preghiera davanti al tuo trono di grazia, mio Signore. Non faccio il nome perché voglio lasciarla anonimata, ma tu sai per chi parlo. Gloria a te, Signore. Alleluia. Santo, santo sei Signore, benedici ancora le nostre famiglie, la più piccola, la più grande, e tutti quanti hanno bisogno di qualcosa da te. Grazie Padre. Oh, buon Padre Celeste, ti prego ancora per le vedove, benedici ancora i divorziati, benedici che possano trovare una vita ancora più decente, che possano trovare soprattutto te, Signore. Benedici ancora i bambini, i dispersi nel mondo, ancora gli affamati, benedici anche i carcerati, Signore, che possono fare un dietrofronte verso di te, verso il tuo amore. Grazie, Padre. Ti ringrazio e ti lodo, Signore, perché tu sei meraviglioso. Tu sei il Dio dell'impossibile. Grazie, Signore. Per ultimo, Signore, benedici anche me. Che possa trovare più grazia, più potenza, secondo la tua volontà per dar gloria a te, attraverso i tuoi figli, attraverso la tua potenza, Signore, per benedire ancora il tuo popolo, perché solo questo tu vuoi, aiutare il tuo popolo, e io sono disponibile verso l'aiuto del tuo popolo. Ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto e incoronato in eterno. Amen. Amen, mia cara, nella grazia. Vi saluto, come faccio sempre, con un abbraccio fraterno. A Dio sia l'onore e la gloria. Un bacio doppio a tutti quanti. Pace al Signore, da fratello Angelo Piccone. A Dio volendo, ci sentiremo più tardi. Amen.